Buongiorno a tutti, sono Jessica di DNA Phone e oggi vedremo come svolgere un'analisi di amaro della birra. Per svolgere questa analisi abbiamo bisogno del nostro strumento collegato al tablet, della pipetta regolabile, della centrifuga, di un sonicatore, del nostro kit e del campione di birra. Inoltre, per questa analisi è consigliato l'utilizzo di guanti usa e getta. All'acquisto della prima scatola del kit dell'amaro è necessario anche ordinare la pipetta regolabile a volume regolabile. La pipetta ha un volume regolabile fino a 1000 microlitri. Vediamo come funziona. Allora, andiamo ad inserire un puntale pulito sulla pipetta e selezioniamo il volume che ci interessa prelevare. La pipetta funziona su due livelli di pressione. Il primo premiamo fino al primo scatto e poi successivamente il secondo premiamo fino in fondo. Per prelevare il campione premiamo fino al primo scatto, inseriamo il puntale all'interno del campione, rilasciamo delicatamente. Per scaricare premiamo sullo stantuffo fino in fondo. Per la preparazione del campione è importante degasarlo. Per degasarlo utilizziamo un degasatore, oppure una strumentazione idonea equivalente. Per prima cosa devo andare a preparare il mio campione. Ne trasferisco un po' in una provetta e vado a degasarlo. Lo degaso utilizzando un degasatore per circa 3 minuti. In caso di campioni di mosto o di birre con del particolato in sospensione, utilizziamo la centrifuga per far precipitare questo particolato. Raccomandiamo di utilizzare due provette dello stesso volume e di posizionarli in maniera opposta per bilanciare la centrifuga. Il tempo di centrifuga varia in base al tipo di campione. Per delle birre chiare ci vorranno pochi minuti, mentre per i mosti ci vorranno più minuti. Dopo aver opportunamente preparato il campione, degasandolo e eliminando il particolato, possiamo iniziare l'analisi. Per prima cosa selezioniamo il tasto Nuova analisi e leggi il codice QR code sulla confezione. Con la fotocamera posteriore andiamo a inquadrare il codice che troviamo nel kit. Qui possiamo inserire le informazioni sul campione e sul luogo dell'analisi. Assicuriamoci di non aver lasciato nessuna cuvetta all'interno di Smart. Selezioniamo la modalità analisi singola. Qui ci verranno mostrati tutti i materiali di cui abbiamo bisogno per effettuare l'analisi. Assicuriamoci di aver portato il kit a temperatura ambiente prima di iniziare e di avere tutto il materiale che ci occorre. Andiamo avanti, selezioniamo il numero di campioni che intendiamo misurare, in questo caso 1. Verifichiamo che non ci sia alcuna cuvetta inserita nell'alloggiamento di Smart Analisi. Seguendo le istruzioni sul tablet, andiamo a inserire un nuovo puntale sulla pipetta e a regolare il volume fino a 600 microlitri. Una volta impostati i 600 microlitri, preleviamo per due volte R1 perché dobbiamo arrivare a un volume finale di 1200 microlitri. Quindi apro R1 e vado a prelevare due volte 600 microlitri con la pipetta. Vi ricordo che per prelevare andiamo a premere lo stantuffo della pipetta fino al primo scatto, inseriamo il puntale all'interno dell'R1 e rilasciamo delicatamente. Per scaricarlo nella provetta andiamo a premere lo stantuffo fino in fondo. Buttiamo adesso il puntale e chiudiamo R1. Prendo un puntale pulito. Lo inserisco nella pipetta e sempre mantenendo lo stesso volume di 600 microlitri vado a prelevare il mio campione di birra.
e lo trasferisco nella provetta dove abbiamo messo R1. Rilascio, quindi fino in fondo premo lo stantuffo, butto il puntale. Proseguendo con le indicazioni sul tablet, andiamo ad aggiungere una goccia di R2 nella provetta. Dopo aver inserito R2, chiudo la provetta e agito con decisione per un minuto. Facciamo partire il timer e agitiamo. Dopo aver agitato con decisione per un minuto, otteniamo questa soluzione omogenea che dobbiamo andare a centrifugare utilizzando la centrifuga a 6000 RPM per 5 minuti. Trasferiamo quindi la provetta nella centrifuga e per bilanciarla utilizziamo un'altra provetta di ugual peso o l'apposito bilancino fornito nel kit. Chiudiamo la centrifuga e facciamo partire il timer. Al termine dei 5 minuti recuperiamo la nostra provetta dalla centrifuga e dobbiamo ottenere due fasi ben separate. Queste due fasi sono separate da un'interfase schiumosa biancastra e noi dobbiamo andare a recuperare soltanto la fase superiore trasparente. Seguendo le istruzioni dell'app, impostiamo il volume da prelevare sulla pipetta a 900 microlitri. Inseriamo un puntale pulito ed è importante prelevare almeno 900 microlitri per riuscire a misurare correttamente il valore di IBU. In questo momento dell'analisi bisogna fare particolare attenzione nel prelevare la fase superiore di nostro interesse. Il puntale deve essere inserito in posizione corretta, quindi non troppo in superficie perché rischiamo di tirare su aria, e neanche troppo in fondo, se no andiamo a prelevare la schiuma bianca dell'interfase. Quindi inseriamo il puntale nella fase superiore. Mentre preleviamo facciamo attenzione perché il puntale deve rimanere immerso appunto nella fase che dobbiamo prelevare senza toccare la fase sottostante. Trasferiamo il volume nella cuvetta. Buttiamo il puntale. Chiudiamo la cuvetta, seguiamo sempre le istruzioni, andiamo a leggere la cuvetta mantenendo la parte liscia in direzione del logo di Smart Analysis. A questo punto l'analisi è terminata e possiamo visualizzare sul tablet il valore di IBU del nostro campione. Clicchiamo su Termina Analisi e possiamo salvare o in cloud oppure cliccando Termina Analisi verrà salvato il risultato sul tablet. In questo video tutorial abbiamo visto come svolgere l'analisi dell'amaro della birra facendo particolare attenzione ad alcuni passaggi. Per maggiori dettagli sul degasatore e sulla centrifuga potete consultare i nostri video tutorial dedicati. Ci vediamo al prossimo video tutorial.